Mi piace sottolineare che l'opera del Duomo è impegnata fino dagli anni Ottanta in un complesso restauro di tutte le vetrate della cattedrale, inizialmente con l'apporto fondamentale di Cassa di Risparmio di Firenze e della Fondazione Cassa di Risparmio, a cui per questo restauro si è sostituita Banca Intesa, che è, come sapete, l'azionista di Cassa di Risparmio di Firenze, quindi un passaggio di testimone rilevante per l'attività di restauro. È stato rilevante il lavoro perché è complesso, la vetrata è larga oltre 6 metri di diametro, è la più grande della cattedrale, si trova in facciata del Duomo dietro un rosone. Anche solo la rimozione ha richiesto problemi da superare perché lo spazio fra il rosone e la vetrata è molto stretto. La ditta Polloni, che come per le altre vetrate ha operato il restauro, ha fatto un lavoro di rimozione delle parti che erano deteriorate con sudicio eccetera e anche di sostituzione di alcune piccole parti della vetrata che necessitavano di una sostituzione, di una ricoloritura perché il colore si era ormai perduto. Si può fare anche una battuta velocissima sui lavori del battistero? Sono in tempo, avremo probabilmente un ritardo di circa una ventina di giorni rispetto alla consegna preventivata a metà settembre, perché è stato necessario fare un intervento un pochettino più massiccio nella parte della lanterna che presentava dei segni di degrado su cui dovevamo intervenire e questo ci ha costretti a fare un'accelerazione dei lavori, ma nonostante questo non riusciremo a completarlo a tempo, dovremo probabilmente intaccare il mese di ottobre. Allora, il restauro è iniziato nel marzo dell'anno scorso, quindi è durato poco più di un anno. La vetrata è stata rimossa dalla sua collocazione originale, trasportata nel laboratorio e lì è stato analizzato tutte le problematiche di restauro. La principale è risultata essere il disfacimento del vetro presente sulla faccia esterna, che ha prodotto delle croste di disfacimento che annerivano completamente la visione della vetrata. Quindi c'è stata la necessità di rimuovere queste croste per recuperare la trasparenza del vetro e anche per salvaguardare l'esistenza stessa della vetrata. Sulla faccia interna invece sono state rimosse delle ridipinture di passati restauri messe in modo molto approssimativo. Quindi si è fatto un restauro strutturale agendo sull'orditura dei piombi e infine un restauro pittorico a freddo per recuperare quello che era la pittura ormai perduta senza nessuna interpretazione personale, ma soltanto evidenziando quello che era il segno della pittura rimasta. Ecco, da ora in poi però sarà maggiormente protetta. La vetrata verrà ricollocata, però verrà isolata dal contatto con l'esterno da una controvetrata di protezione, in modo tale che sulla vetrata circoli solo l'area interna del Duomo, quindi tutti i fenomeni di condensa vadano a formarsi sulla controvetrata.